Riuscissi a lanciarlo mentre scendo a zonde. Dove l'ho lanciato? Dentro. No, vabbè, che tiro. 10 punti al DeLong Gamer, avanti. Mi faccio una bella frittatina. Ah. Wow, 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 signore, signore no, signore no. Ok, si è incazzato un... Mi son preso un colpo. Ok, questa è una fatta che non pensavo di dirla, ma salve a tutti, mi sono DeLong Gamer e benvenuti sul nuovo Hello Neighbor. No, non sto scherzando, c'è un nuovo Hello Neighbor. Hello Neighbor Hide and Seek. Onestamente non so cosa aspettarmi. È uscito così all'improvviso sto cavolo di gioco. Ed è originale, non è una mod o altro. Questo è stato rilasciato dalla casa di sviluppo. Non so effettivamente se sia la demo di un prossimo Hello Neighbor, un DLC o qualcosa. Fatto sta che, ragazzi, stiamo per giocare a un nuovo Hello Neighbor, se ho capito bene. Questa volta ci sarà di mezzo effettivamente la famiglia del nostro vicino. Come potete vedere sembra che la porta si apra verso un mondo magico. Questa sembra la cameretta di uno dei figli. C'è il classico corvo davanti e dietro nell'ombra. Un bel po' di bambolotti in giro, quindi forse che questo sia effettivamente il prequel di com'era la vita del vicino prima che accadesse tutto quel po' di casino del nostro caro buon Hello Neighbor. Sentite, scopriamole, tanti saluti. Ok, sono curioso, è quasi ora delle pappe. No, ci sono i bambini stavolta. C'è anche madre, è ancora viva, non è morta nell'incidente. Guarda lì, ci sono i bambini. C'è il vicino. Vicino, sono 30 anni che lei non cambia i vestiti, peraltro, ma vabbè dettagli. Oddio, era un padre amorevole. Questo è l'armadio in parte al garage, lo riconoscerei lontano un chilometro. Non ci credo mai nella vita. Ah, i ragazzini che giocano. Quindi aveva effettivamente due figli, come dicevamo, un bambino e una bambina. E io sono la bambina. Oh mio Dio, la casa come sarebbe dovuta essere fin dall'inizio? Che è effettivamente la casa di Alpha 1. Padre, padre, mi faccia passare, devo esplorare la casa. Porco cane, c'è un muro invisibile. Perché sta casa è sempre piena di scatole, ma vabbè. E lui al telefono. O si sono appena trasferiti, ma volevo vedere se c'era madre e tutto il resto. Ah, ma santo cielo, questo è il nostro fratellino. Vediamo se posso andare di qua. No, ma c'è la camera da letto. Normale, normale, quella di mamma e papà. Quindi probabilmente i ragazzini dormivano di sopra. Vediamo un po', sì, ma ci sono cose che rompono le scatole dovunque. Là c'è il giardino, ma è un po' differente da come me lo ricordassi. Non c'erano le cunette, ma vabbè, dettagli. Posso già portare via scatole. C'è la cara buona classica palla da bowling. Ma dimmi, te in garage non si può andare, ma... Sì, sì, è il classico garage, come potete vedere, con la colla, la pala, la chiave inglese. Ok. Buono, nostro fratello sta contando, quindi mi sa che dobbiamo andare a nasconderci. Vediamo un po'. La via è ancora lì. Quella è la futura casa. Guardalo, c'è il ragazzino del gioco. Quindi praticamente è quasi in tempo reale. Non ci credo mai nella vita. La macchina è già parcheggiata male, come potete vedere. E perché la strada di casa termina praticamente su una casa? Vabbè, non importa. Vediamo un po', che ti do un'occhiata veloce. Purtroppo non posso uscire. E sì, per quanto pare la via è ridotta allo stretto necessario per ospitare la mappa. Guarda che roba. Eh sì, è sempre lei. Qui c'è l'interruttore che azionava la ventola per far cadere la palla da bowling. Ma non ci credo mai nella vita. Non ci credo mai nella vita, buongiorno, di qua si può entrare. Le chiavi non ci sono, ma il buco sulla parete c'è comunque. Guarda che roba, ci sono tutti gli oggetti. Ok, qui c'era la camera dei ragazzini. Oh, ciao bambina. Beh, non è la tattica della vita dietro la porta, eh. Oddio, forse lo frego. Oh, mi sono spaventato io. Il figlio è uguale al padre, ma vabbè, dettagli. E quindi, ora conta di nuovo lui. Aspetta che do un'altra occhiata qua in parte. Sì, la via è stata un attimino molto ridotta per questo gioco. C'è il classico cubo di Rubik. Adesso c'era una cosa in giro, ma non vedo nulla di che, non vedo nulla di che. Va bene, andiamo a nasconderci di nuovo. E via. Questa non è la casa. Dove? Dove boia sono finito, scusate? Cosa? A quanto pare anche i bambini, oltre al padre, ci avevano le psicosi. Cos'è successo? È tutto gigantesco, sembra una specie di foresta. Ok, sto posto è strano forte. Diamo un'occhiata. Non so se questa volta troveremo il vicino in sto caso. Che boia di posto è? Qua ci sono delle specie di geyser. Beh, ma mi fanno male se ci vado sopra. Oh, mi danno una piccola spinta verso l'alto. Ok, guarda che posto gigantesco. Ciao, fenicottero. È una specie di fenicottero grande grande. Ciao, come stai? Oh, 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 sì, ma stai calmo. Sì, ma stai calmo, stammi lontano. Ehi là, chi è laggiù? Chi è quella tigre? Cioè, c'è un bambino come fatto a mo' di tigre. Ma chi è? Ma è nostro fratello. È nostro fratello, è nostro fratello. Ah, aiuto, lasciami stare, non ci voglio più giocare con te. Non ci voglio più giocare con te. Quindi sarà lui a seguirci stavolta, giusto perché stavamo giocando a nascondino. Oh, ma mi prendi in giro. E il fenicottero ha dato l'allarme, bastardo. Guarda che non mi molla, guarda che non mi molla. Vai via, fratellino, maledetto rompiballe.
Ok, devo andare a rifugiarmi da qualche parte, Che casino che è sto posto. È tipo la savana. Ok, aspetta, mi rifugio qua sopra. Qui non ci può arrivare. Qui non ci può arrivare. Quindi come il padre può andare su e giù. Ok. Che fa? Salta. Guarda che prova a prendermi da sotto. No. Vai via, cattivo fratellino. Ok, se ne sta andando finalmente. Pare che ci lasci stare. Dove sono finito, peraltro? Devo buttare i giocattoli qua dentro? Aspetta che è di nuovo dietro il maledetto rompiscatole. E 5 secondi di pace, cercando di capire cosa voglio la modalità. Quindi per completare il gioco io devo trovare i giocattoli e buttarli tutti qua dentro. Ma non hai qualcun altro qui rompere le scatole? Guarda che chiamo mamma e papà. Ok, sono tornato all'inizio. Quindi probabilmente ogni volta che metteremo un giocattolo, l'orologio andrà avanti fino a raggiungere l'ora di pranzo. Ed è così che effettivamente il gioco si interrompe. Oddio, sarà molto più complicato del previsto. Ma no, non so neanche quante bamboline siano, ce n'erano parecchie nel disegno. Ok, diamo un'occhiata ed evitiamo di destare soprattutto l'attenzione del fenicottero, che potrebbe essere un bel problema. Ancora una volta l'immaginazione dei bambini è un grosso problema. Aspetta che c'è roba lassù. Azzonde! Ok, ho trovato la palla e un binocolo. Il binocolo ci sarà utile per individuare le bamboline o altro. Oila! Là c'è una delle bamboline. Effettivamente, sembra che tipo sia sopra un palo. Quindi devo letteralmente capire dove buia è ognuno degli oggetti. Guardate quanti sono gli oggetti che devo portare via, peraltro. Una è lassù sopra l'armadio. Oh mio Dio, aspetta, ci sono oggetti letteralmente dovunque. Come arrivo lassù? Là è il portachiavi. Oh, ma dai, potrebbero essere letteralmente dovunque. Peraltro, ancora la leggera ossessione per i corvi, come potete vedere. Buono, cominciamo allora a dare una bella esplorata. Ui, là, sono finito sott'acqua. A quanto pare c'è la bicicletta e ho trovato una bistecca. Probabilmente possiamo attirare il nostro fratello. Se la lancio da qualche parte lui seguirà la bistecca. Era fatto tipo a tigre lui, voglio dire. Magari con un po' di fortuna. Aspetta che qua c'è anche un armadietto di casa con... Oh! La valvola! Ok, l'importante è che il nostro fratello non ci noti. Ci sono anche questi strani cespuglietti in giro. Posso raccontarmi dei cespugli? È diventato Fortnite di colpo. Ok. Però è tattico, posso passare da un cespuglio a quell'altro. E il bastardo effettivamente non mi vede. E caso mai posso usare i geyser per raggiungere le zone più alte. Guarda, eccolo qua. Ciao ciccio. Mio. Poi là. Ah, è una talpa, si nasconde sotto. Ciaone. Qua sopra ci deve essere una scimmia, perché sento il rumore di una scimmia. Non lo sentirete voi perché c'è un rumore fatto dai geyser, che è qualcosa di incredibile. Guarda che mi prende in giro la talpa, maledetta. Porco cane, dobbiamo trovare forse il modo di bloccargli le buche. Probabilmente lei passa da una buca a quell'altra. Fettecchiona, se io gli blocco tutte le buche, non saprà dove vuoi andare. Vediamo un po', qua c'è un passaggio. Ciao leoncino, vieni qui. E preso un bombolotto? No, aspetta, ho l'inventario pieno. Vabbè, aspetta che fermo lì, lascio qua la palla per adesso, casomai tornerò a prenderla. Però intanto abbiamo il bombolotto del leoncino, che presumo vada messo lì dentro. Aspetta, c'è qualcosa lassù. C'è un altro bambolotto, quindi aspetta un secondo, ora devo arrivare fin là sopra. Mi devo fare il big parkour. Dai, bambina, ce la puoi fare. Ah, le bambine impedite. Già muoversi su Hello Neighbor è una rottura di maronzoli incredibili. Poi trovare sempre la strada giusta è tutt'altro che semplice. Ci sono tutti gli oggetti di casa, ancora una volta. Sembra veramente uno negli incubi del vicino. Ok, ho dovuto fare un po' i giri del manga. Vai sulla poltrona. No. Porco cane, devo rifarmi tutta la strada. Che bello essere tornati sul parkour di Hello Neighbor. Ok, ce l'ho fatta. Devo ricordarmi che questo gioco è stato programmato male. Ma male. E intanto abbiamo un altro bambolotto qui. Allora, vediamo intanto di buttare uno dei bambolotti di sotto. Vai tizio, dopo vengo a recuperarti. Aspetta che guarda dove cade. Ok, là sotto, perfetto. E anche quest'altro, che spero non me le rubi. Lui, mio fratello, non può rubarle, vero? È una domanda lecita, in effetti. E qui ho trovato un sasso. Ah, aiuto, no, non vedo niente. Aiuto, se ho il sasso in mano non si vede una ciola di niente. Chi è il genio che ha programmato sto gioco? Ma vabbè, dettagli. Ok, è Hello Neighbor, ragazzi. Hello Neighbor, non so cosa ci aspetta. Mi sa che non ci sono i danni di caduta. Non so cosa ci aspettassimo, in effetti. Buono, recuperiamo entrambi i bambolotti. Perfetto, e dovrei poterli portarla. Mio fratello non è in zona. Ciò cago, onestamente, potrebbe arrivare da un momento a quell'altro. Anche perché, se notate bene, sono veramente un sacco gli animali che dobbiamo portare. Vediamo se la lancetta va avanti. Io lo butto dentro. Aspetta che c'è mio fratello. Ma le trompiscatole, ha fatto ding, in effetti. Mi sono bloccato male. Fratellino no. Dai, che sono bloccato male nell'angolino. Vai via. Ma porca di quelli per porca. Lasciami stare. Maledetto rompiscatole. E devo evitare io di entrare nella scatola. In effetti sì, l'indicatore è andato un attimino avanti, come potete vedere. Ci serviranno un bel po' di bambolotti. Ok, vediamo che altro c'è. Qua c'è uno degli armadi, tipo quelli che abbiamo a casa.
Che si aprono, ma... aspetta, c'è un bambolotto lì. Preso, perfetto. Però davvero c'è una scimmia qua sopra. Continuo a sentire rumori di scimmia. E anche questo è a posto. Perché tanto me li indica tutti, ma ora che me li ricordo... Ah, è dietro di me, bastardo. Ah, sono caduto di sotto, porco cane, devo fare il giro. Devo fare il giro e buttare il bambolotto, non mi fido minimamente di quel fetecchione. No, guarda che fetente. Guardalo, ah, ma lasciami stare. Ok, butto il bambolotto. Buttato dentro, fregato. Allora, il bastardo è laggiù che gioca. Perfetto, quindi siamo a posto, guarda com'è truccato. Ok, e ho notato che là sopra c'è una dei cosi di acqua. Quindi, in teoria, se io ci porto la valvola, perfetto. Vediamo un po' se riesco a salire. Con molta cautela. E ok. Piano, ce l'ho quasi fatta. Okay, evitiamo di cadere proprio all'ultimo. Non mi ricordo come si mettono gli oggetti. Ok, e ora dovrebbe uscire acqua. A quanto pare sì, ma aspetta, che vantaggio mi dà? Forse posso buttarmi da punti più alti. Ui, là ci sono tanti punti alti. Là c'è anche un uccello che gira. Vabbè, ma è uno dei bambolotti? Sì, è uno dei bambolotti quello. E come faccio a prenderlo lassù? Quello mi sembra il fucile, non vorrei dire una boiata. E lassù c'è un altro ancora dei bambolotti. Oh mio Dio. Là c'è una roccia. Là c'è un altro bambolotto. Ci sono bambolotti in ogni anfrattonale di sto buio di mappa. Alcuni saranno probabilmente anche in quella direzione che vedo delle scatole. Oh, ma dai. Vediamo un po', adesso che ho messo l'acqua, forse è emerso qualcosa, vediamo un po'. No, qua sotto non mi pare di vedere nulla. C'è una palla. Non so se ci fosse stata anche prima, vabbè, portiamola via dalla serie, perché no. Ed è peraltro pieno zeppo di scatole. Allora, vediamo un po' se trovo le buche di quel cavolo di talpa. Allora, qua c'è il geyser, vediamo se è abbastanza potente per no, non mi spinge abbastanza verso l'alto. Aspetta un attimo, però, se io blocco gli altri geyser, forse quello che resta avrà più potenza degli altri. Ok, e in teoria con le scatole... No, no, questo è il sasso, madonna, non vedo niente. Anzi, aspetta che vedo se la teoria è fattibile, però non riesco a vedere niente. Allora, aspetta un secondo. Allora, mi metto qua sopra e ci butto... Oh, ok, quindi posso buttare il sasso. Ergo, gli altri avranno più potenza, si spera. Guardalo laggiù il fetecchio. Ora, vediamo se riusciamo anche a chiudere i cosi delle talpe, sperando che il gioco non si buggy malo malo. Ah, più o meno... oddio, adesso bisogna azzeccare con le scatole su sto gioco. E ciaone. Ok, in teoria è sopra. Aspetta che mi porto via le altre e provo a vedere gli altri geyser e le altre tane della talpa dove boia siano. Aspetta che nel frattempo qua c'è un altro geyser. Prendiamo la roccia, buongiorno. Aspetti che la ci azzecco. Ok, a posto. Vieni qua che sento mio fratello che ridacchia. Mi nascondo qua dentro, non mi puoi vedere, bastardo, dove sei? Ok, credo sia qua in zona, mi sto cacando tantissimo. Qua c'è un altro nido delle talpe. Aspetta. Ma perché non hanno fatto il coso che te lo mette sopra in automatico? Tipo il sasso dei geyser. Non mi pareva la cattiva idea. Proprio per niente. Ok, questo è sopra. Oh, proprio di là. È proprio di là lui. Aspetta che recupero l'altra scatola. Dove è finita? Avevo una scatola in più, gioco. Non mi trollare così. Aspetta un attimo. L'uccello sotto delle... Oh, uno e due. E ciaone, come faccio a prenderle quelle? Fatemi avvicino. Sì, bravo. Vedi, statuina, prendi il bamboletto, via di qua. Ok, il ragazzino non è arrivato, ma l'altro sotto di lui. Prendilo. Non riesco a ferrarlo. Porco di quella, porco. Ok. Aspetta, devo riportare il coso in tempo. Non mi fermerai. E olè! No, aspetta, è finito fuori. Porco cane. Tentativo numero 126, vai dentro. Ma mi prendi in giro, sto bambolotto non vuole entrare nella scatola dei giochi. Ok, anche questa è fatta. Là c'è un'altra tana delle talpe. Aspetta, però ho finito. No, ancora una scatola. Mi domando quante buie di tane ci siano in sto posto. Ok, bloccata anche qui. Da porco cane qui. Oh, adesso noto bene. Uno dei sassi è proprio sopra uno dei geyser che ho chiuso. Allora aspetta, riapriamo questo, direi. E vado a bloccare uno degli altri, che mi pare la tattica migliore. E forse avrò abbastanza potenza, chi lo sa, per recuperare quel sasso. Che, ah, io trovo niente. In teoria dovrebbe essere l'ultimo, si spera. Botta qui, olle. Vediamo un po' se il tatticozzo funziona. Anche perché ombrelli non ne ho visti in giro. I believe I can fly. Prendo sasso, ok. Più che sufficiente. Buono. Ok, ora nascondiamoci dal fettecchio, potrebbe essere dovunque. Quindi, in teoria, se io adesso blocco questo, quel geyser laggiù dovrebbe avere il massimo della potenza. E forse mi butta vicino alle chiavi. Veloce. Vediamo un po' se funziona. Ole. Ok, teoria corretta. Aspetta, non troppo lungo. Io odio sto gioco. Ah, ok, non ci sono proprio danni a caduta. Una volta
Ciao bombolotto, una volta tanto. Ammetto che col mondo di Hello Neighbor comunque è una strana variazione, voglio dire. Non mi aspettavo di certo una situazione del genere. Ok, rallenta, 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 rallenta e ok. Ah, beh, sono atterrato anche troppo in su, ho paura a scendere onestamente. E abbiamo un altro bambolotto, aspetta che ce n'era anche uno là nel cassetto. Ah, qua non mi pare di vedere nulla, quindi in teoria se atterro più o meno giusto. Ok, dovrei... piano... piano gioco, questo ti butta giù di colpo, riuscire a prendere anche il secondo. Ok, ok, mamma mia che faticaccio. Buono, ora direi che possiamo fare lo stesso giochino togliendo la pietra. Ehi, guardalo sotto. Da lì, la mettiamo qua e riesco a prendere, mi pare ci sia un bambolotto anche lassù. Ok, allora intanto riportiamo questi perché ho paura che il fettecchio mi possa fregare da un momento a quell'altro. Via! Ammetto comunque che aver variato il gioco mettendoci i ragazzini è carino. È comunque carino. Ecco qui, ed ecco qua, è stata una bella variazione. Vediamo a che punto siamo, mio fratellino non è in zona. E non ne abbiamo presi neanche la metà, per davvero. Oh, ma dai, ma ancora tanta fatica qua. Ok, tutto tranquillo, l'altro sasso me lo metti qui. L'ho visto, era sulla sinistra. Corri, 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 che non mi sta inseguendo. Vediamo se riesco ad avere abbastanza spinta fin sopra. I believe I can fly, anca massa. Vola anca massa, c'ho. Aspetta, aspetta. Aspetta, porca di quella iper porca. Torna su, scusate, portate pazienza. C'ho gli impedimenti nel corpo. Ah, credo che la tattica sia passare da un ripienino a quell'altro. Aspetta, con molta calma. Con molta... porco cane. Ah, quanto mi era mancato Hello Neighbor. Profitto su quello sotto, ma mi prende in giro. Ce la faccio, ce la faccio, ce la fa. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ah, ce l'ho fatta. Ok, anche questo è preso. Aspetta che sento il fettecchio che ridacchia in giro. Riuscissi a lanciarlo mentre scendo. Zombie! Dove l'ho lanciato? Dentro. No, vabbè, che tiro. 10 punti al DeLong Gamer, avanti. Allora, lui è laggiù che si diverte col fenicottero lì, che boia è. In qualche modo dobbiamo attirarlo lontano. Allora, direi di provare ad andare lassù, perché se c'è il fucile ci potrebbe tornare utile anche per bloccare il nostro fratello e per sparare a quell'uccellaccio lassù. Quindi adesso devo spostare gli altri sassi. In effetti c'è un geyser anche qui che penso sia abbastanza potente da mandarci su. Buono, quindi aiuto. Postiamo la roccia dall'altro lato. Ok, buttala qua sopra. Corri, corri, corri. Non lo vedo, non lo sento. Per fortuna che qua i ragazzini possono starmi sott'acqua senza nessun problema. E dovremmo essere a posto. Veloce, veloce, veloce. Corri, 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 corri. Aspetta, aspetta, per il rischio di mezzo, non lo so. Vai, ok. Che mega spinta che mi ha dato. Ah, oh, porco cane. Guarda, vedo casa mia da quassù. Ok, là c'è un ovetto. E qua altri due bombolotti. Ah, quanto spazio nell'inventario? Neanche troppissimo. Allora, aspetta un attimo, mi libero per adesso di questo. Lo buttiamo di sotto. Vado a recuperarlo dopo, cadrà da qualche parte. Tanto ce n'è un secondo comunque. Aspetta che qua c'è anche un ovetto che io posso prendere tranquillamente. Ciao ovetto, mi faccio una bella frittatina. Wow, 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 signore, signore no, signore no. Ok, si è incazzato un... mi son preso un colpo. Così abbiamo spostato il fenicottero da sotto però. Quindi non è più là sotto a far la guardia. Scusa, ma se io lancio l'uovo, tu insegui l'uovo, vediamo un po'. Su cosa è rimbalzato? Su, facciamo finta di nulla. Devo anche prendere quell'uccello della serie Ciaone, neanche fra 100 anni. Ma intanto abbiamo altri due bambolotti. Peraltro, quante ci sono di sti cavoli di bambolotti? Aspetta che adesso provo a raggiungere il mobile qua sotto. Aspetta, 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 aspetta. Oh, ma dai, non ce la farò mai. Ci provo, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Botta di chiurlo, qui non c'è nulla. Aspetta, sull'antina della... eccola lì, era sull'antina. Perché magari se mi abbasso evito di far boiate. Ok, ok, ok. E preso! Buono, ora mi pare di questo fucile qua dentro. Se non mi è ingannata, no, eccolo qua il mio caro buon fucile. Ok, adesso sono armato e pericoloso. Beh, forse possiamo sparare veramente a quell'uccello lassù. Allora, intanto, aspetta, è laggiù e lui mi pare di vederlo. Dicevo, allora, intanto vediamo di riportare i bambolotti. Aspetta, aspetta, provo a fare una corsa, perché se il fettecchio mi vede. Ok, ma l'acqua qui allora cosa boia serviva? Vabbè, non l'ho ancora scoperto. Corri, 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 corri. Devo anche vedere la talpa dove boia è finita. Aspetta, 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 aspetta. E uno, e due, e tre. Oh, perfetto. Perché adesso ritrovo dove boia è finito il cannocchiale che ho lanciato. Credo sia in acqua. Dimmi che è in acqua. Oh no, ho perso il cannocchiale. Ne ho uno di scorta, ma ammetto faceva comodo. Beh, è da qualche parte qua nella mappa e lì c'è quell'altro. Allora, devo ancora vedere di tornare lassù. Aspetta che sto attento al ragazzo. No, non mi vedi? Guardalo, guardalo che si è messo in una posizione tattica.
Oh, mi sa che mi ha visto, mi sa che mi ha visto. Vai via, vai via, vai via, vai via, vai via, vai via, vai via. Maledetto, 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 maledetto. Lasciami stare, lasciami stare, lasciami stare. Se blocca papà, blocca anche te. Ah, sono nelle balta, non lo vedo, sono nelle balta, non lo vedo. Porco cane, sono andato a impelagarmi pure io. Porca di corpo, che devo andare al geyser. Devo andare al geyser, lui non può usare il geyser. Lui non può usare il geyser, vai, 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 geyser, aiutami tu. Fregato alla grande. Poi sono passato in porta all'uccello. Quindi in pratica adesso mi devo divertire a sparare all'uccello, pregando Dio di beccarlo. Non so neanche a che distanza gli devo sparare io. Ma te mi prendi in giro. Oh, ok. Meno difficile del previsto. Petterio è caduto là sotto. Che sembra che ci siano dei filmati. I vecchi filmini di famiglia. Non voglio sapere che è meglio. Però intanto abbiamo anche l'uccellino. Fatti molto in casa tutto ciò, eh. Ok, e anche questo è a posto. Mio Dio, quanti ne mancano ancora? No, aspetta, aspetta che è laggiù, aspetta che è laggiù. Quando si mette lì è come avesse il campo visivo aumentato. Guarda la talpa. Aspetta, 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 aspetta. In teoria non hai più punti in cui nasconderti. Ne ha ancora uno a quanto pare. C'è ancora un punto in cui la maledetta può nascondersi. Devo ritrovare. No, t'ho visto. T'ho visto. Passa da queste parti. L'orologio come messo? Abbiamo fatto 2/3 delle bamboline. Ah, eccolo qua l'altro punto. Ma io ci avevo messo la scatola. Il ragazzino del Menga deve averla spostata passandoci. Tapete, tapete, aiuto, 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 aiuto. Ok, tecnicamente è sopra. Porco cane, vai via da lì che devo andare in quella zona io. Guarda, era lui, era andato a spostarmi le scatole probabilmente il fettecchio. Guardalo dov'è. Ah, 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 mi stai seguendo, ha fatto cadere la bambolina, l'ho visto. Ha fatto cadere la bambolina, porco cane. Aspetta, aspetta, aspetta che non mi ha visto, aspetta che non mi ha visto. Sta andando dall'altra parte. Però se ha fatto cadere lui la bambolina mi ha dato un vantaggio tattico. Sì, sì, avevo visto bene. Dove è andata? L'ho visto, l'ha toccata. L'ha toccata, dove buia è finita? Non so se l'ha riportata nella sua tana, probabilmente. Il mio fratello ha una tana, peraltro. Beh, aspetta che di sicuro posso intanto recuperare questa. Vediamo un po' se l'ha mollata da queste parti. Ho tratto il binocolo intanto. Lui si mette sempre qua a guardare, ho detto magari l'ha mollata qui. Ah, no, aspetta che intanto recuperiamo il mio caro vecchio buon binocolo. Ok, anche questa è fatta. Ma adesso dove buia è finita la talpa, quindi? Spero non sia spawnata sotto la mappa, perché sennò mi incazzo come una bestia. Ho già 3/4 d'ora che sono in partita. Vabbè, poco male, intanto molliamo anche sta boia di bambolotto. Quanti ce ne sono ancora? Mi diverto con l'altro geyser. Prima o poi dovrebbe saltare fuori. Devo solo capire dove boia l'ha fatta volare. Riguarderò, cosa mi interrompo la registrazione e riguardo il filmato. Ma gli ha dato una piccola pacca e basta. Dove boia può essere? Vabbè, qualcosa mi inventerò. Tanto lo sappiamo tutti che veramente dovrò ricominciarmi il gioco da capo e dedicarci, olè, un'altra ora. Buono. Adesso ho attivato l'ultimo geyser che in teoria ci farà andare sopra l'albero. Vediamo un po'. Anche perché se qua sopra ci deve essere presente una scimmietta. L'ho visto. Non mi ha visto, era di spalle. Fettente. Se non l'avesse toccata lui, probabilmente non sarebbe despawnata. Ci fosse un modo per farla respawnare probabilmente. Aspetta che è laggiù, aspetta che è laggiù. Non mi vede, non mi vede, non mi vede, non mi vede. Proviamo a volare intanto qua sopra. Là sopra. Sopra qualcosa. Oh, dove sono finito? Sono finito dentro un armadio. Non me l'aspettavo. Diamo un'occhiata in zona. Beh, là dovremmo aver esplorato tecnicamente tutto. E aspetta, vediamo se può finire sopra quest'albero. Ci la posso fare. Aspetta, aspetta. Oh, sono passato attraverso l'albero, ci sono rimasto malissimo. Allora, aspetta che peraltro mi sembra di averne vista una, infatti, sopra l'armadio. Piano, non mi andarlo. Perché mi vai sempre lungo, bastardo? Ok, stavolta è buono, stavolta è buono. E voilà, a posto. E abbiamo anche, cos'è, l'unicorno? Che è sta roba? Beh, sono bloccato qua dentro, aiuto, fatemi uscire. Perché ho paura a volare di sotto piano. Perché voglio cercare di prendere anche la scimmietta. Che... la sento qua in mezzo. La sento qua in mezzo, ma non la vedo. Scimmietta? Guardate che c'ho l'albero che mi sta venendo in faccia. Riesco a vedere dentro l'albero. Aiuto, che succede? Senti, io sparo a caso, magari piglio la scimmietta. Che ne so, scimmietta? Dove buia sei? Ah, eccola laggiù, la vedete? È là in fondo, è là in fondo. La vedo, la vedo, la vedo, la vedo, la vedo. Aspetta, aspetta, aspetta. Non è facile prenderla da qua, però. Scusate, ma tattica della vita. Aspetta che lui è là sotto. E se io salto sul tronco centrale. Dai, che era un'idea geniale. Non sento più la scimmietta. Non la sento più. Ah, è caduta! Eccola qua. Eccola qua, maledetta scimmietta. Ma do quanto sei brutta. E abemus anche la scimmietta. Ora dove buia saranno le altre? No, più che altro mi preoccupa che non so dove cavolo sia la talpa. Ok. Buono, anche questa è fatta. Qua non pare esserci nulla, in effetti. Quindi dove cavolo sono le ultime? Perché sembra che ne manchino effettivamente più di qualcuna. La talpa a parte. Io non le ho viste. Vabbè, poco male. Intanto vediamo di depositare anche questo boia di bambolotto. Ok, quindi ce ne dovrebbe mancare uno o due.
Allora, stavo notando che... aspetta un secondo che non mi faccio pigliare dal mio fratellino. Dov'era? L'avevo visto un secondo fa. Eccola, in cima alla scatola lassù ce n'è un altro. Quindi ora devo riattivare quel buio di geyser laggiù, sperando di non farmi pigliare dal mio fratellino, che non so nemmeno dove sia, porca di quella porca. Ok, molla il sasso lì, perfetto. E adesso dovrei poter volare fin lassù. Aspetta che ancora non mi ha pigliato. E I believe I can mancare la mira tantissimo. Aspetta, vai. Olè. Non è che posso uscire anche da sta boia di coso? Di mappa? Secondo me è troppo lungo. Ma mi prendi in giro? Scusa, ma non posso tipo buttarlo giù col fucile in qualche modo? Fucile neanche c'è. Sì, ciaone. Fucile neanche ci arriva lassù, Dragon Gamer, avanti. Oh, che forse devo togliere uno dei sassi perché c'è troppa potenza. Rallenta. Però non so neanche c'è modo di gestire. Ok, questo è buono. Guarda con quanta maestria e gran botta di culo. Ed abbiamo, credo sia un antilope o una giraffa. Ah, aspetta che gli alberi non c'hanno fisicità. Non mi pigliare proprio adesso che io fin lassù non ci torno. E dopo devo tornare a caccia di quella boia di talpa. O quale altro animale fosse. E voilà. Perfetto, Drin, grazie. Quindi in teoria mi manca solo quella. Ah, fratello. Proprio lì era, porco cane. No, ok, vai di là. E che devo controllare quella zona, fratellino. Ah, tranquillo, lui sott'acqua. E che voglio dire, se l'ha colpita da qui, deve essere finita da queste parti. Non può essere in culolandia, santo cielo. Il daltonismo poi non aiuta. Aspetta, ho rimbalzato su qualcosa. Ah, ho rimbalzato su qualcosa, l'ho visto per un secondo. Ok, abbiamo stalpina. O qualunque animale sia. Fuori dai maronzoli, che questo è l'ultimo animale. E ho riordinato tutto. Al diavolo, yeee, ce l'ho fatta. Oddio, non ci credo. Eccolo lì. Guarda che stava arrivando da dietro, maledetto. Madre, buongiorno madre. Vorrei vedere la faccia di madre, ammetto, sono curioso. Erano veramente un'allegra famiglia felice. Prima dell'incidente stradale, ovviamente. I piatti sono un po' vuoti però, Che fanno? Oh, che carini. Ah, del pane e basta, se era una mela tiravo veramente un porco io, E mi sa che finisce qui? Oh oh, cos'è? Chi è che guarda dall'esterno? Chi è la figura minacciosa? Oh no, non è finita. Peraltro aveva sempre i quadri inquietanti. Ma no, che si stava per vedere la faccia di madre? E c'era di nuovo il corvo. Il corvo è sempre stata questa figura abbastanza inquietante all'interno del gioco. E abbiamo finito l'Onibo Ride and Seek. Ci è voluto giusto quell'ora e 20 per riuscire a far tutto. Ma vabbè, dettagli. Buongiorno, salve, mi riporta la schermata iniziale. Allora, adesso io mi diverto a girare un attimino su internet. Ho ancora un paio di minutini per vedere se trovo qualche modo per usare i cheat, visto che il gioco, vabbè, in sé è finito. E diamo un'esplorata veloce alla mappa, ok? Torno subito. Ok, ci sono voluti 3/4 d'ora, ma su internet a quanto pare c'era un piccolo cheat che dovrebbe abilitare una console. Allora, peraltro adesso ho notato l'orologio, quindi i bambini hanno letteralmente giocato per una ventina di minuti e pian piano la lancetta ha raggiunto il mezzogiorno. Allora, se ho capito bene, adesso se premo U... Ah, ok, si è aperta una console ed è sempre fatta da Greenhouse M13, praticamente quel ragazzo che ha fatto anche le console per l'altro gioco. Allora, c'era scritto che devo scrivere Ghost... In teoria posso passare attraverso le pareti. Vediamo un po', quindi posso entrare. Oh, funziona molto bene. È molto spartana in effetti, però ha un aspetto migliore di quella che sarà in futuro. Decisamente molto meglio. Qua non c'è la classica stufetta, ci sono i quadri, le candeline. Vediamo un po' si può interagire. Non posso interagire con nulla. E all'esterno, all'esterno non c'è praticamente niente. La tristitudine, sì, hanno praticamente riciclato il modello base della casa. Il bagno è inesistente, ad esempio. Guarda, l'hanno letteralmente spolpato vivo. E qui c'è la scala che permette di andare sopra sul tetto. Ma no, aspetta che vado in garage. Il garage c'è. Sembra praticamente identico. Con tanto di pala che può... Io tecnicamente l'ho afferrata. Ma vabbè, evitiamo di buggare. Qui c'è la chiave inglese. Non c'è il grimaldello, ovviamente. Ok, aspetta, vediamo che altro posso esplorare della casa. Vediamo un po'. Madre... Madre, c'è il salottino, però presumo non ci sia la cantina. No, c'è il classico buchino in cui ci sarà la cantina in futuro. Vediamo se c'è madre. Se c'è madre, no. Volevo vedere se c'era madre. La cucina, no, c'è il pane. Se lo vede l'assistente scappa un pezzo di pane, veramente. E te lo porto all'assistente, adesso molliamolo lì. Ha le finestre che non si distruggono, finalmente. Vedi che il vicino una volta va alla casa, ha fatto bene. Adesso c'è qualcosa in frigorifero. Non c'è nulla perché non posso interagire col frigo. Vediamo qui, niente. E qui nemmeno. Se io vado fuori a... avevo visto bene che la strada finiva praticamente sulla casa. E di qua finiva nella nessun'altra casa. Quindi c'è comunque l'esterno abbastanza abbozzato della,
casa del primo atto, ma la via termina molto bruscamente. Anzi, aspetta, se passo da una parte a quell'altra c'è una discolorazione grafica evidente. Ok, e qui c'è il nostro caro buon ragazzino. A parte che la macchina è al contrario. Non era parcheggiata a culo ancora. Cioè, più o meno. Diciamo che non l'ha neanche parcheggiata bene, ma vabbè, dettagli. E qui c'è il nostro caro buon ragazzino. Ciao, un giorno tu sarai molto traumatizzato. Potrò anche mettergli in mezzo a macchinina, a sto povero Cristo. Qui c'è la sua casa, che è completamente vuota. Oddio, tanto vuota. Cioè, c'è una casa dietro la casa. Ma vabbè, dettagli. Sì. Hanno letteralmente spolpato il gioco. Credo che anche se vado al piano di sopra non ci sia nulla di nulla. No, non c'è assolutamente niente. Sotterna birciata veloce sotto la mappa. La capra campa. No, aspetta, vediamo se c'è madre. Pensavo di trovare madre sotto la mappa. Di solito lì che stanno le varie animazioni. Ma no, non hanno nascosto qui madre. Peccato. Per un secondo pensavo di riuscire a fregare il gioco. E vediamo invece se sotto non c'è nulla. Magari sopra c'è qualcosa. Oh, mi sono preso un colpo. Porco cane, è sparito di colpo il cielo. E c'è... c'è la mappa effettivamente dove i bambini giocano. Porco cane, grande in effetti, Buono, ho scoperto che posso anche velocizzarmi un attimino e rendere più agevole il movimento. Allora, qua ci sono i classici corvi appoggiati e basta. Non c'è nulla di che su sta mappa. L'esterno è completamente vuoto, c'è giusto un sole abbozzato e le finestre. Madonna, proprio anche... E siamo tipo una casa delle bambole, ma fatta con materiali molto economici. Vista dall'alto sembra più piccola, ma quando sei sotto, con quel bastardo del fratellino che ti insegue, guardalo là sotto, piccolo fettecchio, la prospettiva è considerevolmente differente. Qui c'è la porta, ma presumo sia vuota dietro, infatti non c'è assolutamente niente, perché il gioco ti teletrasporta dalla camera dei ragazzini direttamente qua. Ok, non penso ci siano molte altre cose da scoprire, non mi aspetto grandi easter egg o altro. Peraltro vi faccio notare che qui c'è il nostro fratellino che sta contando. Ora, se io vado al piano di sopra e entro nella cameretta, c'è anche qui, a quanto pare avevamo un fratellino in più. Zan zan zan. E se guardo sopra mi accorgo che il tetto era già sfondato. Quindi quel cretino del vicino non l'aveva ancora riparato, non l'ha mai riparato in verità. Ma i bambini praticamente dormivano con l'acqua che gli spioveva dentro. Ma poveri ragazzini. Guarda un po' cosa c'è fuori dalla finestra della cucina. Questo ovviamente è il corvo che poi vola via nell'animazione finale. Quindi era un corvo che stava sbirciando la famiglia in effetti. Ok, ribadisco alquanto inquietante. Ma madre, dove boia si nasconde? Madre, questa figura mitologica. E le mele sono verdi. Oh mio Dio, le mele sono verdi. Incredibile. Non penso si abbiano mai avuto sta colorazione. Allora, cosa stranissima, non si sentirà in video, ma c'è il sottofondo, il suono della madre che sta lavando i piatti e sta canticchiando. Non ci credo, ho trovato un easter egg. Quanto inquietante, però di lei non c'è nessunissima traccia. Donna, dove ti nascondi? Ok, mi è venuta un'idea su come tentare di vedere se madre ha una faccia. Secondo me non ce l'ha. La nostro campo video si dovrebbe allargare considerevolmente. E ora dovremmo riuscire a vedere madre, che non ha una testa. Ok, nostra madre non ha una cavolo di testa. Oh mio Dio, è mezz'ora che faccio prove per tentare di girare la telecamera, spostare cose. Ho bloccato il gioco 70 volte. Ma ecco effettivamente che abbiamo risolto questo mistero. Buono, dai, direi che ci siamo letteralmente spolpati completamente sta cavolo di mappa. Carino però, è stato bellino finalmente tornare su Hello Neighbor e avere qualcosa di nuovo da fare. È stato un piacevole intrattenimento e ci siamo veramente anche scoperti tutto quello che c'era di segreto qua di sicuramente. Ok, dai, io direi che per questo episodio di Hello Neighbor Hide and Seek è tutto. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie qualora uscissero qualche altra modo. Devo ancora capire cosa sia sto gioco, ma vabbè, dettagli. Candidati di serena a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!